nel cuore dei tifosi atalantini. Per lui un coro ad hoc. Martin De Roon arriva per la prima volta a Bergamo nella stagione 2015-2016. L'11 luglio l'Atalanta ne ufficializza l'acquisto. Il 7 agosto il centrocampista olandese viene presentato. I like it here. The training complex in Gonia, sono molto contento, il centro Bortolotti di Zingonia è veramente molto bello. Sono pochi giorni che siamo qui a Zingonia perché prima eravamo a Rovetta per il ritiro precampionato. Sono felice di essere in Italia. Ho parlato con i dirigenti dell'Atalanta e sono venuti ben 10 volte a vedermi giocare. Questo ovviamente mi ha impressionato e di conseguenza non ho avuto nessun dubbio quando ho dovuto scegliere. Al termine di quel campionato, dopo 36 partite disputate ed un gol realizzato, Martin saluta l'Atalanta e passa in Premier League, dove gioca nelle fila del Middlesbrough. Ma il legame con l'Atalanta Bergamo e di Bergamaschi è talmente forte che Martin l'11 agosto 2017 ritorna ufficialmente a vestire i colori nerazzurri. La sua gioia con un post su Instagram e poi l'intervista in Città Alta. Bergamo è la mia città, un poco, è una bella città, è la mangiare, il caffè, il tempo, e anche la mentalità di gente qui. Anche mia famiglia voleva tornare e dai, sono contentissimo. Ho visto il campionato l'anno scorso, campionato straordinario, mancavo tanto perché un quarto posto Europa League, straordinario, e speriamo anche questo anno un campionato bello. Quella 2017-2018 non è solo la stagione del ritorno in nerazzurro di Martin De Roon, è anche quella del ritorno dell'Atalanta in Europa, delle storiche partite contro Everton, Lione e Borussia Dortmund. In Serie A l'Atalanta chiude al 7° posto, che significa preliminari di Europa League. La stagione 18-19 è qualcosa di incredibile per l'Atalanta e lo stesso Martin, culminata con la conquista per entrambi della prima storica partecipazione alla UEFA Champions League. A Sassuolo il 26 maggio 2019 è festa grande. Non ci credo totalmente, ma no, siamo felicissimi, dai. Che posso dire, quando riesci a giocare con l'Atalanta in Champions League, finire al terzo posto con l'Atalanta è massimo. Tutti i giocatori, tutto lo staff, tutti i tifosi hanno meritato completamente questo Champions League. Nonostante Hans Atebor. Hans Atebor ha fatto una grande stagione, sono molto contento per lui perché tutti hanno detto dopo campionato scorso non fa gol, ha fatto 5-6 gol, ha fatto 5-6 assist, ma anche molto importante. Io penso che tutta la squadra è cresciuta e siamo orgogliosi con tutti. L'esordio in Champions League non è sicuramente stato quello che tutti avevamo sognato, ma poi sappiamo bene come sono andate le cose. Dopo 3 sconfitte, il primo punto contro il Manchester City, poi la prima vittoria contro la Dinamo Zagabria. Ho fatto una grande partita, dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo pressato, abbiamo creato forse 10 occasioni. Anche il primo tempo abbiamo sbagliato 3-4 occasioni clamorose, poi quando Papu segna il secondo gol c'è più serenità, più tranquillità. Contro lo Shakhtar Donetsk a Kharkiv arriva la qualificazione incredibile agli ottavi di finale di Champions. Forse sono troppo felice perché abbiamo fatto 4 settimane fa, avevamo 0 punti, un punto. Poi abbiamo detto ci crediamo, dobbiamo giocare con la fiducia. Abbiamo fatto una grande gara in casa contro Dinamo e stasera abbiamo davvero meritato la vittoria. Siamo stati convinti, i ragazzi sono stati straordinari, tutti quanti.
i tifosi in 500-600 qua. Abbiamo fatto la storia ancora e siamo tutti felici. Non ho tante parole perché sono troppo felice davvero. L'Atalanta non molla nulla neppure in Serie A. Posizione dopo posizione scala la classifica raggiungendo il quarto posto e vola ai quarti di Champions League, superando il Valencia nella doppia sfida degli ottavi. Poi tutto si ferma. Il pensiero di Martin va a quanto sta accadendo nel mondo, a Bergamo in particolare. Il suo pensiero attraverso un post su Instagram. Nell'Atalanta conta 158 presenze e 9 gol realizzati, ma Martin De Ron è molto, molto di più. Come dicono i tifosi, olandese di nascita, bergamasco d'adozione.